Oggi ho un video, questo è un video importantissimo, perché? Perché parliamo di un caso di una persona tra voi della community che mi ha scritto nella pagina dedicata all'live, trovate il link in descrizione qui sopra da Facebook e qui sotto da YouTube, che si fa una domanda nella sua vita e io con questo video di risposta voglio dare una sorta di lettura. Questo è un video appunti di viaggio, non ci sono rituali. Ma arriviamo al dunque. Chi scrive è Deborah, la quale dice: il messaggio è un po' lunghetto, ma fidatevi che ci serve tutto il contenuto e può tornare utile a tutti voi. Buongiorno Fabio, ti ho scritto per sbaglio su Facebook, vabbè, questo non c'entra. Sono Deborah, ti scrivo da YouTube. Volevo sapere come mai, pur avendo partner, ho il ruolo dell'amica e mai un fidanzamento ufficiale con convivenza o matrimonio. Mentre le mie amiche si sono tutte sposate o convivono, un compagno o un compagno 2 anni più grande, poi un'altra, adesso non ho capito bene, ma con un'altra, cioè lei poi dice: nel 2000 io vinsi, dice, un concorso presso un ospedale del nord, ma non ho mai lavorato, ho sempre fatto lavori part-time. Ora ho rilevato un'attività di famiglia e mi sono trasferita. Ma non sono soddisfatta. Da cosa sono dovuti questi blocchi? Grazie. Grazie a te, Deborah. Allora, vediamo il tutto, anche perché interesserà a tutti voi, subito dopo la sigla. Cara Deborah, la prima cosa che noi dobbiamo farci, ma non solo in ambito relazioni, in generale, è sempre come è andata, in questo caso, rapporti sentimentali. Come sono andati i rapporti sentimentali nella mia genealogia? Perlomeno fino a dove so. Farci delle domande, chiedere, informarsi, non avere il timore di chiedere perché ho tanti casi dove si fa fatica a chiedere alla madre, al padre o chi per loro perché c'è tutta una trafila prima di giustificazioni. Ti chiedo per questo e questo motivo. Io capisco perché mi ci metto nei vostri panni. Però dobbiamo sfondare questa barriera, dobbiamo pensare che il fatto di non chiedere, non osare a chiedere, talvolta può costarci anni di vita bloccati, ma comunque siamo speranzosi che le cose funzionino, quindi che riusciate a chiedere le cose. Torniamo a Deborah. La prima cosa che dobbiamo capire è una cosa. L'inconscio, questa macchina dentro noi che crea gli eventi, non ha sentimenti, non ragiona come ragionerebbe il nostro corpo, insomma le nostre emozioni, vi dicendo, ha tutto un modo meccanico di rapportarsi a noi, alla vita e vi dicendo. E dice: nella tua genealogia, cara Deborah, le relazioni sentimentali sono pericolose. Ogni volta che un caso o più casi nella genealogia o vedendo i nostri genitori non sono andate per il meglio, vengono etichettate come pericolose, parlando in questo caso di relazioni. Come sapete, io uso spesso la parola equazione, cioè del tipo: io ho difficoltà ad avere una relazione, lei dice una convivenza, un matrimonio, uguale, vedi situazione genealogica della nonna che rimase vedova presto. Esempio, noi ereditiamo dei consigli che gli antenati ci danno, ma non vengono letti sempre nel modo giusto. In che senso? Uno potrebbe dire: beh, mia nonna mi avrebbe augurato di vivere felicemente più di quello che lei avrebbe mai potuto vivere, vista la situazione dove rimase, esempio, vedova presto, con prole, piena di disagi. Sì, ma l'inconscio in questo caso cosa dice? Il consiglio, visto lo storico, è di non mettersi in relazione, così si evita il problema. Tra l'altro, questa situazione, questo evitare di mettersi in relazione, si ha soprattutto in caso di donne rimaste vedove e con prole. Perché? Perché si crea un'energia maschile nella donna, in questo caso, visto che Deborah è donna, e perché questa energia maschile? Perché rimpiazza anche il padre che è morto o era immigrato. Perché? Perché deve avere due ruoli. Solo che per le discendenti, soprattutto le donne, si trasforma in desiderio di essere un maschio, perché abbiamo capito che solo
attraverso il fatto che la nonna è diventata un po' maschietto in famiglia, cioè nel senso che ha dovuto ricoprire un ruolo anche maschile, i figli sono sopravvissuti, perché se no passavano fame. È un passaggio obbligatorio, ma due maschi si respingono e quindi non creano relazione, perché non riescono a proseguire quello che è uno degli elementi più importanti della specie umana, proseguire appunto la specie. Altri casi sono mariti emigrati nella genealogia, mariti violenti, e dice: i figli hanno sofferto troppo, la moglie ha sofferto troppo, è meglio evitarli perché recano danno. Oppure mi ero scritto qui una lista di altri tipi, senso di frustrazione perché ci fu un uomo che partì per una guerra o emigrò, si diceva, e per 2 anni, 3 anni, quello che fu, ci fu proprio una battaglia interiore, sarà vivo, non sarà vivo, e l'inconscio dice: ma perché riproporre tanta sofferenza? Evitiamo la relazione. Però io volevo dire una cosa a Deborah, molto importante. Deborah, è un consiglio che io ti do, te l'avranno dato anche altri, lo saprai anche di tuo: mai paragonarsi alle tue amiche. Loro hanno la loro dinamica, non vuol dire che siano strafelici, c'è gente che sta bene anche da sola, dipende, molto soggettivo il tutto. Mai paragonarsi, perché il paragone crea frustrazione. È come quando uno vuole avviare un'attività ed è più preoccupato di quanto bene vanno gli altri e quanto sia solo all'inizio la sua attività. Se vai avanti così, e lo dico per esperienza anche personale, hai molta meno energia, perché la tua energia è canalizzata nella invidia, senso di frustrazione in primis e via dicendo. Non sto dicendo che tu, Deborah, sei invidiosa delle tue amiche, ma che ci sia un senso di frustrazione è leggibile tra le righe. Poi lei parla di un concorso che ha vinto, dice, al nord, quindi un posto, diciamo, in ospedale, quindi probabilmente una posizione stabile, ma nonostante che ha vinto il concorso, rifiutò, si adattò a lavori part-time per poi prendere un'attività di famiglia. Ma al di là dell'attività di famiglia, perché vince un concorso e poi molla lì tutto e si adatta piuttosto a dei part-time? A parte che magari facendosi due calcoli gli conveniva il part-time, ma dubito, vista la domanda. Perché molto spesso ci sono persone, ipotizziamo che Deborah sia una di queste, dove è vietato essere felici in modo costante. Ma questo divieto non parte da una volontà personale o qualcuno che ti ha imposto qualcosa, è un programma. Solitamente bisogna andare a vedere cosa accadde in genealogia dopo che vi fu una grande trasformazione, per esempio in meglio. Al nonno raddoppiarono lo stipendio, però in quel periodo la moglie lo lasciò e fu per lui una disperazione, morì, lo lasciò per un'altra, per un altro, oppure in quel periodo ci fu un problema grande, oppure semplicemente, qui mi sono scritto, ci fu un lutto, per esempio vicino alla tua nascita. Ma il caso più gettonato qual è? Di solito è: porto un senso di colpa, voi sapete che le colpe dei padri passano ai figli, vissuto ipotesi dalla zia, sorella della nonna paterna, me la sto inventando, che si sentì nel senso di colpa di non essere stata adeguata per salvare il marito, il fratello, da una crisi che poi lo portò alla morte, me la sto inventando, è una pianta, e lei se ne fece un senso di colpa, però più a livello inconscio che cosciente, perché la coscienza dice: io ho fatto di tutto. Ma il piano sottile saprebbe, inconscio, saprebbe già dove sta la soluzione, perché l'inconscio ragiona sempre per estremi, sempre, e dice: visto questo senso di colpa, e ognuno di noi deve indagare sulla propria storia personale e genealogica, qualcuno deve rimetterci. Perché? Perché le colpe vanno espiate. Cosa facciamo? Ci mettiamo a gioire e godere della vita quando vi fu uno sfortunato, dice l'inconscio familiare? No, rinunciamo. Quella volta che c'è qualcosa di positivo e di buono, togliamocelo di mezzo, perché non sarebbe nemmeno bello. È come dire: mi permetto di far festa durante, diciamo, una giornata in cui c'è il funerale per una persona molto cara. Non viene culturalmente visto bene. C'è quella specie di rispetto, si direbbe culturalmente, da portare per chi soffre, per chi è morto, per chi ha sofferto per la morte di qualcuno e via dicendo. Sembra un'assurdità, ma l'inconscio ragiona sempre in questo modo.
Dopodiché, cara Deborah, bisogna vedere quanto i genitori tuoi, parlo di Deborah, ma parliamo di tutti noi, si sono valorizzati l'un l'altro. Cioè, quanto veramente la mamma si è sentita stimata dal marito, dal papà e viceversa. O i genitori dell'uno criticavano l'altro, del tipo, tua mamma veniva giudicata dai suoceri, quindi i genitori di tuo padre, e si è sentita sminuita e il papà era, diciamo, poteva fino a un certo punto, o voleva fino a un certo punto, difenderla e quindi valorizzarla. Ebbene, queste forme di scarsa stima, se non addirittura peggio, possono diventare per i discendenti un impegno dove dicono: io non posso essere più felice di te, mamma, quindi mi adatterò anch'io a una vita difficile, visto che a te non è stato riconosciuto il valore, non posso nemmeno io permettermi di vivere, esempio, nel sociale, nel rapporto di coppia, il mio di valore. C'è una frase che vi cito spesso, che non è mia, di Bert Hellinger, il quale dice che a livello inconscio c'è sempre una frase di fronte a un problema. C'è una vittima, la mamma, la moglie, che viene esempio scarsamente stimata dal marito, quindi dal padre vostro, e la bambina, ipotizziamo, ce la inventiamo, Deborah, dice: mamma, non ti preoccupare, soffrirò io al posto tuo. In pratica ti crei un destino in modo inconsapevole, ma questo è inevitabile, che non c'è un atto di volontà. Quello quindi che voglio, riassumendo, far capire è che l'inconscio non ti dà dei suggerimenti come li darebbe la coscienza: guarda che sarebbe meglio questo invece di quest'altro. No, ti dice: io ti do dei consigli quasi matematicamente attraverso i fatti storici. Nonna si diceva vedova, troppa sofferenza, evitiamo i matrimoni, punto e basta. Questo si diceva, si rafforza di più questa eliminazione di opportunità positive, via dicendo. Si rafforza soprattutto quando le donne hanno assunto in vari casi genealogici un ruolo maschile. Inevitabilmente è accaduto, cioè sta cosa non è che è stata programmata, io donna voglio diventare più maschio, no, si è presa un ruolo maschile, punto, perché altrimenti i figli non sopravvivevano. Doveva esserci una donna che magari la continuava a lavorare sui campi per portare avanti la famiglia. Bene. È gratuitissimo, un bellissimo like a questo video. Vi invito ad iscrivervi al mio canale qui su YouTube se ancora non l'avete fatto, cliccando sulla campanellina. E come sempre vi ricordo che qui sopra, per chi mi segue da Facebook e qui sotto da YouTube, ci sono tre link. Il primissimo in ordine vi permette di accedere a questa pagina del sito dedicata alle mie sessioni private, personali, chiamate di sblocco e per l'attivazione della chiaroveggenza. In pratica, compilando senza impegno il primo modulo, riceverete dalla mia collaboratrice delle informazioni, quelle che vi servono per fissare una sessione di sblocco sui vari argomenti della vita, sentimentale, lavorativo, finanziario, quello che volete. Lei vi dà informazioni generiche, valgono un po' per tutti questi casi, e diciamo che entro le 24 ore vi arriva il tutto, di solito è piuttosto tempestiva. Dopodiché c'è il secondo link, il secondo modulo, pardon, che vi permette di avere invece informazioni dedicate all'attivazione della chiaroveggenza. È prevista una sessione di sblocco prima, perché dobbiamo conoscerci e mettere a posto un po' di cosine. Sono percorsi privati, questo ciclo è privato, non è di gruppo, privato, quindi una persona alla volta, ogni caso è un caso. Dura il suo tempo, perché è un percorso che ha bisogno di una trasformazione dentro. Non si diventa chiaroveggenti come imparare a fare un mestiere tipo il calzolaio. È richiesto un lavoro dentro noi stessi. Non è una professione, è una missione quella. Sappiate che ci sono più di 2 mesi di attesa attualmente, ma questo ormai lo ripeto da tempo, da più di un mese sto ripetendo questa cosa. Che sia chiaro che c'è l'attesa per tutti. Però vuol dire, insomma, che le cose funzionano bene. Secondo link vi permette di accedere invece a quest'altra pagina del sito dedicata ai miei videocorsi, corso di lettura della matrice, corso di numerologia. Ci sono anche dei video esplicativi, vi spiegano un po' i contenuti. Tra l'altro c'è la promozione per chi ha già fatto almeno una sessione negli ultimi 3 anni, ha un'agevolazione sul prezzo, non da poco. Già sono ad un prezzo accettabilissimo per tutti.
Come vedete, sono stato registrato, metà schermata ci sono io che parlo, l'altra metà invece sono le slide che scorrono in base a quello che vado dicendo. Sono dotati di dispensine stampabili e sono file condivisi come YouTube. Praticamente viene fatto tutto da me, voi dovete solo ricevere solitamente tra le 24 e le 48 ore un'email, ci cliccate sopra, basta, non dovete fare altro e ve li potete guardare con i tempi che decidete voi, anche in 2 anni per dire. Sono file tipo YouTube che praticamente seguono il tuo ordine che tu dai. Primo video, secondo video, poi si stoppa, tu lo puoi riprendere. Potete guardarli dal cellulare, dal tablet, dal computer, non richiedono competenze di alcun genere. È più facile che andare su Facebook. Questo ve lo può garantire chiunque ha visto i miei corsi finora. Dopodiché c'è il terzo link invece dedicato alle live. C'è un calendario per sapere il giorno e l'ora, ma è sempre lunedì, ve lo ricordo anche adesso, lunedì alle ore 21 siamo in live, YouTube, Facebook, e ci sono anche gli spazietti dove riportare eventuali domande, se possibile inerenti alla live, e come in questo caso io ho risposto non tanto in live a Deborah, ma ho risposto attraverso questo video appunti di viaggio, un video di risposta. Bene, grazie di essere arrivati fino alla fine di questo video, un grandissimo abbraccio dal vostro Fabio Nezzak.net.